Prima di partire sono qui per ricordarvi che eBay è la piattaforma numero uno per vendere e in questo caso soprattutto comprare oggetti da collezione Pokémon. Ben saprete che alcuni pezzi della mia collezione, come la enciclopedia del Pokédex di Game Freak Creatures Inc. o il CD del radiodramma di Takeshi Shudo, vengono da eBay. Ma ultimamente mi sto innamorando di qualcos'altro, dei Sealed, dei giochi Pokémon sigillati e gradati. I miei occhi si sono posati su questa inserzione di un Pokémon argento in italiano, gradato 90 dalla OKG. Però il costo è folle, quindi nei commenti dissuadetemi. Forse no. Dissuadetelo! Se avete qualche soldino da spendere in oggetti da collezione, fatevi un giro su eBay. E state lontani dalle persone che cercano di dissuadervi. Se penso a tutte le leggende metropolitane alle quali credevamo da bambini, a tutte quelle strane combinazioni di tasti che avrebbero dovuto portare effetti benefici al giocatore, ce n'è sempre una che mi viene in mente prima delle altre. Si tratta forse della più famosa e anche della più veloce da raccontare, perché chiunque poteva metterla in atto senza spendere troppe energie. Premendo A e B contemporaneamente al lancio della Pokéball si sarebbe potuto catturare al 100% di successo qualunque creatura si avrebbe avuto di fronte, trasformando sostanzialmente ogni ball in una Master Ball. E ovviamente potremmo aggiungere le varianti annesse, quindi A è su, A è giù. Fai una giravolta, falla un'altra volta. Chiaramente figlia del Konami Code e quindi dell'idea che all'interno dei software esistessero degli input di tasti nascosti che avrebbero potuto rendere il giocatore potentissimo, tale diceria non è mai stata smascherata nei primi anni di franchise. Chiunque infatti catturasse un Pokémon tenendo premuti i tasti A e B diveniva testimone della sua veridicità e diffusore del Vangelo. Falliva, invece, piuttosto che smentire il trucco, probabilmente era colpevole di non aver eseguito bene la combo di tasti. Magari aveva mancato il giusto tempismo, non aveva impartito la corretta intensità. La viralità delle proprietà divine di A e B è stata talmente tanto grande che ancora oggi, a 20 anni di distanza e a leggenda smentita, ci si scherza su quando si assiste a un gameplay Pokémon nel quale una cattura particolarmente ostica continua a fallire. Qualcosa che accade in tutte le nazioni nelle quali Pokémon è diffuso, a dimostrazione che questa diceria, piuttosto che essere la fandonia fortunata di un singolo burlone, è stata il parto spontaneo e contemporaneo di tutti i giovani fruitori Pokémon. Il titolo è un Monster Collector, in quanto tale è basato anche sulla fortuna. Quindi il primo strumento segreto che ci si augura di poter scovare è qualcosa che ci permetta di vincere sul fato. Ma tale trucco non esiste perché il giocatore non può essere in grado di avere un controllo sul fato, no? E invece sì. Inconsapevolmente, tra la fine degli anni 90 e gli inizi degli anni 2000, la community mondiale Pokémon partorisce una leggenda metropolitana non così lontana dalla verità, che verrà scoperta 20 anni dopo. Nel 2016, facendo ricerche su Pokémon Rosso e Pokémon Blu, gli speedrunner GifVex e Enterpointer hanno una rivelazione sensazionale. Non certo con A e B durante la cattura, la realtà è sempre più complessa dell'immaginazione, ma il giocatore ha davvero il potere di cambiare ciò che accade a schermo e può farlo unicamente impartendo alla console una determinata combinazione di tasti in un dato lasso di tempo. Non è una leggenda metropolitana, è la realtà dei fatti. E per comprendere al meglio come questo possa accadere e perché lo faccia, abbiamo bisogno di una premessa tecnica tanto quanto filosofica, e che verte sulla sostanziale differenza tra uomo e macchina. Potremmo definire come casuale un evento i cui esiti sono unicamente fortuiti, dettati dal cosiddetto fato, ovvero da nessuna regola, calcolo o macchinazione retrostante. In quanto essere umano, in quanto creatura capace di compiere atti sostenuti dalla mia sola volontà, posso compiere scelte casuali.
Posso infilare la mano in una piscina di palline e tirarne su una a caso, semplicemente guidato dall'istinto del momento. Se però volgiamo lo sguardo a una macchina, a un computer, o nel nostro caso specifico a una console di gioco, è possibile dire lo stesso? Una macchina può compiere una scelta realmente casuale? Non direi, un computer per definizione opera nell'ambito della certezza. Le sue azioni sono sempre predeterminate, esso non è capace di atti volitivi, ma solo di seguire binari predeterminati più o meno estesi e generati dall'uomo. Del resto, l'azione imprevedibile compiuta da una macchina fuori dai calcoli e quindi realmente casuale è alla base di moltissimi racconti horror parascientifici, nei quali le macchine sfiorano la curva del perturbante e assomigliano pericolosamente a esseri umani. Catturare o meno un Pokémon, trovare un Rattata oppure un Pidgey nell'erba alta sono eventi all'apparenza casuali, ma sono anche partoriti da un videogioco e da una console che lo riproduce. Il che ci porta al primo concetto chiave. L'esito di ogni evento casuale vivibile in Pokémon Rosso e Pokémon Blu non è dettato dal fato, è dettato da questo script che genera continuamente un cosiddetto valore di RNG. Senza scendere in dettagli matematici che renderebbero la discussione inutilmente tecnica e complicata, possiamo dire che il valore di RNG è una stringa a 16 bit continuamente cangiante e dalla quale dipendono gli esiti di eventi come l'assegnazione al giocatore di un ID allenatore, il reperimento di questo o l'altro Pokémon nell'erba alta, il suo livello e i suoi DV, che sono sostanzialmente i valori individuali del tempo. La stringa di RNG cambia valore costantemente durante ogni istante di gioco, in dipendenza prevalentemente delle operazioni svolte dalla CPU del Game Boy, e viene registrata nella memoria di gioco altrettanto continuamente e rapidamente ogni volta che il software richiama una funzione denominata random. Che sorpresa. Per esemplificare questo processo al massimo e rendervelo visualizzabile, immaginate di avere una ruota sulla quale sono scritti i valori da 0 a 10, che gira costantemente. Questo è il lavorio della CPU che fa cambiare il computo del valore di RNG. Fermando con la mano la nostra ruota, possiamo effettivamente visualizzare il valore che viene indicato dalla freccia sulla ruota. Questo è il momento nel quale il gioco richiama la funzione random. E quando lo fa, vi chiederete voi a questo punto? In due occasioni, essenzialmente. La prima è quella meno comune e avviene quando il titolo ha bisogno di generare un valore randomico. Quando crea l'ID allenatore all'inizio di una nuova partita, ad esempio. Oppure quando, utilizzando la slot machine di Azzurropoli, bisogna decidere se il giocatore ha fatto jackpot oppure ha buttato via i suoi gettoni. La seconda, invece, è decisamente la più frequente, ovvero ogni qualvolta viene effettuata una cosiddetta interruzione V-Blank. Non fatevi spaventare da tutti questi nomi brutti, perché vi assicuro che questa puntata di PokéGlitch è sì una di quelle con le spiegazioni più lunghe in assoluto, ma anche con i concetti più semplici. Un'interruzione V-blank, come lo stesso nome suggerisce, Visual Blank, è un'operazione ciclica che attiene all'aspetto grafico del Game Boy e che avviene tra la fine della renderizzazione di una schermata di gioco e l'inizio della successiva. In quel momento, per un millisecondo impercettibile per gli occhi dell'essere umano, lo schermo diventa bianco e si prepara alla renderizzazione e alla visualizzazione dell'immagine successiva. In questo momento, come avrete imparato in precedenti puntate di PokéGlitch se le avete viste, la VRAM diviene accessibile, si sblocca perché non sta venendo utilizzata dall'hardware. Come potrete immaginare, si tratta di un'azione davvero molto frequente, perché trattandosi di un videogioco le immagini a schermo cambiano continuamente. Ecco perché la slot di Azzurropoli è sicuramente un evento più raro di richiamo della funzione random, di quel momento nel quale mettiamo la mano sulla ruota, la facciamo fermare e vediamo che valore segna. Completando il discorso sulla stringa di RNG, in quanto il suo computo dipende dal lavorio della CPU, allo spegnimento e accensione della console questo valore per un istante è zero. Una volta passato questo momento, poi, il valore di RNG cambia continuamente, indipendentemente dal giocatore e persino quando è fermo.
L'interruzione V-Blank avviene spessissimo, che lo si voglia o no, perché qualcosa allo schermo del Game Boy dovrà pur farlo vedere. Se questo è vero, e vi chiedo di mantenere la concentrazione altissima in questo momento del video, è pur vero anche l'inverso. Dato che l'interruzione V-Blank è qualcosa che concerne la grafica di gioco, essa avviene in un momento diverso e a ritmi diversi a seconda di quello che il giocatore carica a schermo, dei movimenti che compie, degli NPC che fa comparire a schermo, delle animazioni che decide o non decide di guardare integralmente. Il valore di RNG, più precisamente il momento nel quale si ferma la sua ruota, quindi dipende anche dalle azioni del videogiocatore. Ed è qui che il velo dell'illusione cala, il codice del Matrix viene rivelato e ci si rende conto che in Pokémon Rosso e Blu gli eventi casuali non esistono. Non è la macchina a prendere scelte dettate dal fato, perché essa opera solamente su binari predeterminati. Sei tu, giocatore, l'elemento di caos dal quale la macchina assorbe l'imprevedibilità per tramutarla in Pokémon che compaiono nell'erba alta e Pokéball più o meno di successo. Un umano agisce secondo libero arbitrio, preme tasti e si sposta in mappa come vuole quando vuole. E così facendo impone al computo del valore di RNG ritmi e risultati unici al mondo, che finiscono per rendere casuale il proprio videogioco. Ma una volta realizzato questo, inevitabilmente si realizza anche l'opposto. Se compissimo sempre gli stessi movimenti negli stessi punti, se saltassimo sempre le animazioni nello stesso modo, se premessimo i tasti sempre con lo stesso esatto e identico tempismo, avremmo un'influenza sempre uguale sul valore di RNG, che non sarebbe più qualcosa di casuale e anzi sarebbe pienamente sotto il nostro controllo. Come detto prima, Pokémon Rosso e Blu assorbono da noi la imprevedibilità, ma se cominciamo a comportarci come macchine, come automi che compiono sempre le stesse azioni, i giochi perdono tutta la loro randomicità. A questo punto immagino che qualcuno di voi si stia facendo una domanda piuttosto sensata. Sidonia, ma com'è possibile agire come dei robot che premono gli stessi tasti sempre nello stesso modo, nello stesso identico frame con precisione millimetrica? Ciò che proponi è una soluzione sensata ma teorica, perché nel pratico un essere umano non ha questo livello di minuzia. Questo è vero, generalmente, certo, ma non per Pokémon Rosso e Blu. Il tempismo che i titoli concedono per compiere azioni frame perfect, cioè al primissimo frame disponibile, è a dir poco generoso. Per rendere i controlli di gioco più fluidi, Game Freak in fase di programmazione ha dotato i titoli di buffering di comandi. Attraverso di esso i software mantengono in memoria la pressione di tasti alla quale non possono dare immediata risoluzione, e la compiono effettivamente nel primo momento utile successivo. Si tratta di una soluzione intelligente che evita che l'avatar si muova in maniera ingessata mentre esplora l'overworld di gioco. Senza il buffering, ogni volta che Rosso si muove da una casella all'altra di una città o di un percorso, dovremmo attendere la fine del suo spostamento per poter impartire il comando direzionale successivo. Grazie al buffering, invece, premendo ad esempio destra e su velocemente, i giochi eseguiranno lo spostamento orizzontale immediatamente e quello verticale lo manterranno in memoria per poi effettuarlo non appena l'avatar sarà di nuovo disponibile al movimento. Al primo frame utile e senza richiedere altri input al giocatore. Come immaginerete, il buffering è una soluzione che si applica agli interi software. E questo include anche i menu di gioco, motivo per il quale abbiamo sempre e in ogni momento la possibilità di comportarci come macchine e rendere le nostre azioni replicabili sempre con lo stesso tempismo. Un esempio concreto chiarirà definitivamente quanto detto finora. Ciò che vedete a schermo sono due gameplay di Pokémon Blu differenti, con accanto il valore della stringa di RNG, che dopo l'accensione della console cambia continuamente. Nelle due sequenze premo tasti differenti, guardo la lotta di Jigglypuff e Gengar con un tempismo diverso e mi fermo nella schermata del titolo in maniera incostante, visualizzando due Pokémon a schermo in un caso e tre in un altro. Come potete vedere, osservando al rallentatore i valori RNG registrati in memoria, possiamo notare che essi siano tutti completamente diversi, perché di fatto rispecchiano la diversità del mio approccio ai primi secondi del titolo. Ora invece a schermo avete altri due diversi gameplay di Pokémon Blu. Questa volta farò sempre le stesse cose, premerò gli stessi tasti con precisione frame perfect.
Sul cosa premerò ci torneremo fra poco, per ora vi basti sapere che lo sto facendo. Avendo fatto gli stessi movimenti in entrambi i gameplay, nonostante la comparsa dei Pokémon a schermo dovrebbe essere casuale, il Pokémon dopo Squirtle è sempre Hitmonlee. E questo perché, come avrete già capito, i valori di RNG tra le due partite, a causa del mio agire come una macchina, sono sempre uguali. Ad essere del tutto sinceri, per via di imprecisioni dovute all'emulazione della console, talvolta i valori di RNG si disallineano, per poi però ricongiungersi subito dopo. La verità è che essi non lo fanno mai, non divergono mai, ma semplicemente a volte non vengono captati correttamente o in tempo per essere visualizzati dal debugger dell'emulatore. Quanto detto, ovviamente, vale anche e soprattutto in partita e non solo nei menu introduttivi. Quindi lasciate che vi mostri un ultimo esempio illuminante. In due gameplay diversi, nei quali ho salvato nello stesso punto di Biancavilla, entro in partita saltando tutte le animazioni dell'introduzione in maniera frame perfect. Dopodiché procedo a camminare verso il basso, sempre al primo istante di gameplay disponibile. Quindi per capirci bufferando il tasto giù dopo aver scelto continua partita. Finché i due allenatori procedono verso sud, i valori di RNG sono gli stessi. Poi però uno di loro decide di andare a destra, mentre l'altro torna sui suoi passi. Da quel momento il gioco carica cose diverse e in momenti diversi, e le interruzioni di V-Blank non coincidono nel ritmo. Di conseguenza i valori di RNG smettono di convergere e non si incontreranno mai più, dando vita a eventi casuali differenti per il resto della partita. Ormai avrete capito l'antifona, Pokémon Rosso e Blu non sono realmente dei giochi basati sulla fortuna, poiché gli eventi casuali sono solamente il risultato della somma delle azioni del giocatore in un determinato lasso di tempo. Il fato non esiste ed è tutto predeterminabile, compiendo esattamente gli stessi processi, con lo stesso ritmo e tempismo. E questa, per chiudere il cerchio, è la scoperta fatta nel 2016 da Jeff Vex ed Enterpointer, documentata poi dallo speedrunner tedesco Mumfel77 su YouTube. Nel video, pubblicato il 18 agosto 2016, il giocatore incredulo salva in diversi punti del Monte Luna e compie sempre le stesse azioni alla riaccensione della console, ritrovando nel medesimo spawn point uno Zubat con livello e valori nascosti sempre identici. Grazie a questa scoperta, gli amanti delle speedrun sono riusciti a ottimizzare numerosi percorsi per completare i titoli in poco tempo, magari catturando il Pokémon giusto al momento giusto o al contrario evitando incontri selvatici fastidiosi e perdi tempo. Uno dei processi più incredibili, individuati poco dopo la scoperta di Jeff Vex ed Enterpointer, permette persino di finire il gioco in poco più di 10 minuti. Attraverso una congiunzione della manipolazione dell'RNG discussa fino adesso e una variante del Trainer Escape Glitch, per capirci lo stesso alla base del famoso glitch di Mew. Esso sarà protagonista della puntata odierna di PokéGlitch, nella quale vi spiegherò perché alcune assurdità accadranno a schermo e come la pressione ritmica di una serie di tasti possa portarci, in men che non si dica, ad essere celebrati nella sala d'onore. Io stesso ho provato questo glitch, l'ho eseguito in occasione della sfida OP di Red Bull e attualmente detengo un record di 13 minuti e 21, ovvero sono 110° al mondo. Prima di procedere vi ricordo che tale glitch è eseguibile unicamente su Pokémon Blu e questo perché i frame di animazione dell'introduzione di Pokémon Blu sono diversi rispetto a quelli di Pokémon Rosso. Allacciate le cinture. In primis, al fine di generare una corruzione a catena che ci porterà a divenire i campioni di Kanto, è necessario possedere uno specifico ID allenatore, più precisamente 61896. Normalmente dovremmo cominciare a sbattere la testa contro il muro, soft reset dopo soft reset, fino a che dopo settimane, o forse sarebbe più corretto dire anni, otterremmo il giusto ID. Ma ormai abbiamo compreso che il caso è una bugia, non esiste, e quindi possiamo manipolare l'ID allenatore e in maniera anche piuttosto semplice, compiendo le seguenti operazioni che sono state reperite dagli speedrunner attraverso processi di brute force. Si salta tutta l'introduzione del gioco tenendo premuti i tasti Select, Su e B, e poi si soft resetta il titolo con Start, Select, A e B non appena viene visualizzata la lettera C della richiesta di cancellazione dati. Poi si attende pazientemente fino alla lotta Pokémon, momento nel quale va premuto il tasto A dopo che Jigglypuff avrà effettuato un salto. La parte più fascinosa di questo Pokéglitch è che sembra una stronzata, ma funziona.
Dopodiché si tiene premuto Start fino al verso di Squirtle e poi B per tornare indietro. Infine Start non appena Squirtle sarà uscito fuori dallo schermo. La presenza di Hitmonlee come Pokémon successivo certificherà che la manipolazione è avvenuta con successo e basterà premere subito dopo il tasto A per entrare in nuova partita. Il nostro ID allenatore sarà effettivamente 61896 e sì, se ve lo stesse chiedendo, questa è l'operazione che avevo compiuto ai tempi dell'esempio nel quale vi ho fatto vedere la stringa di RNG in introduzione. Una volta che Oak ci chiederà il nome del nostro avatar, esso dovrà essere M minuscola MNA punto simbolo femminile TF maiuscola. Anche in questo caso si tratta di un elemento che ci tornerà utile alla fine della nostra epopea, quindi per ora annotatelo e andiamo oltre. Una volta entrati in partita e avendo l'accortezza dalle opzioni di disattivare le animazioni e mettere lo scorrimento del testo rapido per amore di speedrun, i prossimi eventi saranno quelli di un normale gameplay Pokémon. Si prende lo starter, Charmander, che è pure il più vicino al giocatore, lo si rinomina A, così che il suo verso venga riprodotto prima, perché esso si sente sempre alla fine della comparsa del nome del Pokémon a schermo, si sfida il proprio rivale augurandoci che ci spacchi la faccia a suon di brutti colpi per fare prima, e si va a recuperare a Smeraldopoli il pacco del professor Oak, che è un pesaculo de merda e non vuole fare 300 metri per prendere le robe sue. Durante questa fase, che concerne anche la consegna obbligatoria del Pokédex, il giocatore deve farsi per due volte la strada da Biancavilla a Smeraldopoli, attraversando il percorso 1 che sta nel mezzo. E qui deve augurarsi di non trovare Pokémon selvatici o di trovarne il meno possibile. Dato che se è vero che trovare creature selvatiche non inficia sulla corretta riuscita del glitch, questo rappresenta comunque un ostacolo se si vuole battere il record mondiale di completamento di Pokémon Blu, che attualmente è settato per questa route a 11 minuti e 33. So cosa state pensando, ma scusa Saidonia, se possiamo manipolare l'RNG, non è possibile premere una combinazione di tasti che faccia sparire i Pokémon dall'erba alta del percorso 1? Sì e no. Sì, in teoria è sempre possibile influenzare i ritmi dell'interruzione V-Blank per avere una modifica dei valori di RNG, ma questo non significa che sia sempre fattibile in maniera agevole, veloce, o che corrisponda alla pressione di pochi tasti per pochi secondi nell'overworld di gioco nell'introduzione. Nel caso specifico, gli speedrunner non hanno al momento trovato una combinazione di tasti che permetta in quel punto dell'overworld, in quel momento di gioco, di far sparire completamente gli incontri selvatici del percorso 1. E quindi ecco perché è più conveniente di fatto tentare la sorte e sperare che i Pidgey e i Rattata non si mettano in mezzo ai piedi mentre tentiamo di piegare lo spazio-tempo. Una volta ritornati a Smeraldopoli e con il Pokédex alla mano, sarà necessario comprare una singola Pokéball al market. Per entrare nella fase finale del glitch abbiamo bisogno di un bello spiro a livello 5, quindi olio di gomito e ci mettiamo a Il caso non esiste, quindi raggiungiamo questo specifico tile del percorso 22, dopodiché si salva, si spegne e si riaccende il gioco, in modo tale da resettare a zero il valore dell'RNG, e compiere un processo non dissimile da quello visto da Mumpfell77 nel suo video del Monteluna. Per avere la stringa giusta nel momento giusto, in questo frangente, non è sufficiente saltare le animazioni con gli input frame perfect. Sarà necessario anche premere il tasto sinistra all'accensione e il tasto A durante la comparsa della scritta Boy, così da generare due cambi nella palette dei colori, una feature esclusiva del Game Boy Color. Così facendo, cominceremo una nuova danza di interruzione di blank. Dopodiché si skippa tutto con gli amici Select su e B, Start al titolo e poi A, e senza mai lasciare le dita dal D-pad, si compie l'esatto percorso mostrato a schermo, fino alla zolletta d'erba nella quale comparirà il nostro Spiro. E non è finita qui. In queste quattro caselle specifiche il giocatore dovrà premere il tasto A, altrimenti la manipolazione non funzionerà. Perché, mi chiederete voi, Saidonia, la finisci di aggiungere cose alle cose? Che cosa c'entra il tasto A con gli elementi grafici che carichi a schermo? In prima generazione, per il modo in cui sono stati programmati i giochi, male, no, non è vero, ogni volta che il giocatore preme A durante lo spostamento, il suo movimento da una casella all'altra viene tardato di circa 2 frame. Si tratta di un effetto, una volta tanto, visibile anche a occhio nudo. Premendo A mentre vi spostate in un normalissimo gameplay, senza dover mettere prima in piedi incredibili manipolazioni, è possibile scorgere un singhiozzo nel movimento, un'esitazione dell'avatar nel raggiungere la casella verso la quale è destinato. Ciò accade poiché il gioco,
quando viene premuto A durante uno spostamento, verifica se nella casella d'arrivo vi sia o meno un oggetto segreto da raccogliere. Per via dei mezzi non proprio performanti dei tempi, però, questa verifica unita allo spostamento del giocatore causa una leggera laggata grafica. Per questo motivo, in questa e in altre manipolazioni che avvengono nell'overworld, al movimento del giocatore spesso si accompagna anche la pressione più volte del tasto A. Se si è fatto tutto quanto correttamente, alla prima zolletta d'erba raggiunta comparirà uno spiro a livello 5. E grazie alla Pokéball comprata al market avremo la possibilità di catturarlo, quindi incrociamo le dita e... Chiudendo il menu di comparsa del Pokémon selvatico in maniera frame perfect, dopodiché bufferando il lancio della Pokéball al primo frame utile, tenendo premuto A e giù durante la riproduzione del verso di Charmander e A e su dopo la riproduzione del beep del menu di lotta, sarà possibile influenzare l'RNG e trasformare la propria Pokéball in una cosiddetta YOLO Ball, una Master Ball con il 100% di catch rate. Ecco quindi che si conserva lo Spiro in squadra, avendo cura di rinominarlo AA, come le pile. Un nome utile per il tempismo di un'ultima e ostica manipolazione. Adesso sarà necessario depositare il Charmander preso da Hawk nel box 1 del centro Pokémon di Smeraldopoli. L'ultimo setup misterioso insieme all'ID dell'allenatore e al nostro nome per i grandi fuochi d'artificio del finale. Dopodiché si cura il proprio Spiro al bancone dell'infermiera Joy, non tanto per la salute della creatura, che è al massimo, ma per settare il nostro spawn point alla morte all'interno della città di Smeraldopoli. E se ve lo stesse chiedendo, sì, effettivamente il prossimo passo di questa assurda procedura richiede crepare. Il giocatore deve dirigersi verso il percorso 2 e qui salvare in questo specifico tile vicino agli alberi. Nel raggiungere il punto designato sarà necessario evitare il caricamento in overworld sulla destra dei due oggetti raccoglibili, ovvero della pietra lunare e del PS su, perché essendo elementi grafici andrebbero ad alterare la manipolazione successiva. Per amore di semplificazione non entrerò nel dettaglio, ma sappiate che ci sono mille modi, mille imprevisti che possono far fallire una manipolazione. Un NPC che si sposta davanti ai nostri occhi in una direzione sbagliata potrebbe mandare a meretrici la danza dell'interruzione V-Blank. E in verità persino alcuni valori nascosti e non dipendenti da noi, come i frame di gioco registrati nel salvataggio, possono determinare un errore nella manipolazione dell'RNG. Ad ogni modo, al salvataggio si spegne e riaccende la console, come per lo Spiro. Si preme sinistra al logo per un singolo cambio di palette, skip frame perfect dell'intro e via di specifico percorso compiuto dall'avatar. Stavolta però non sono 5 metri in croce. Il tragitto comprende tutta la fine del percorso 2, il gate d'ingresso del Bosco Smeraldo e praticamente l'interezza di quest'ultimo per arrivare a incontrare uno specifico Pokémon selvatico in uno specifico punto. L'avatar deve compiere tutta la strada a schermo nell'esatto modo in cui lo state vedendo in sovrimpressione, premendo A, peraltro, alla fine di quest'albero e nel primo tile di quest'altro a nord. In questo modo, oltre ad avere la certezza di trovare alla fine del nostro percorso il selvatico che stiamo cercando, avremo anche quella di non incontrare creature indesiderate. È quindi questo il caso nel quale, a differenza del percorso 1, la manipolazione dell'RNG da sola è sufficiente per far sparire gli incontri selvatici finché non ne abbiamo bisogno? Non proprio. Con la sola manipolazione sarebbe impossibile o comunque molto difficile mantenere per così tanto tempo un RNG che non causi la comparsa di un incontro selvatico. Ma fortunatamente nel Bosco Smeraldo è presente un secondo glitch dovuto alla semplice programmazione dei titoli. Per qualche motivo Game Freak ha inserito due tipi di tile dell'erba alta in questo luogo. Quelli tradizionali, che possono causare effettivamente un incontro selvatico con un Pokémon, e alcuni presenti solamente in questa mappa, che hanno una sorta di ciuffo d'erba a forma di stella in basso a destra. Questi, come immaginerete, non possono mai
e poi mai triggerare una lotta selvatica. Tale condizione è sicuramente un bug dovuto all'utilizzo di un asset errato, tant'è vero che in Pokémon Giallo è stato corretto, ed è lo strumento che, congiuntamente alla manipolazione, ci permetterà di arrivare vergini fino alla fine del nostro cammino. Sarà qui, in questo tile, davanti a un pigliamosche che permetteremo al gioco di calcolare un incontro selvatico. E lo farà contro un Pikachu, livello 5. Ricordate cosa ho detto a inizio video? L'RNG non è solo responsabile dell'identità del Pokémon trovato nell'erba alta, ma anche del suo livello e dei suoi valori nascosti. Lo Spiro trovato nel percorso 22 non è uno Spiro qualunque, è uno Spiro con ottimi DV in tutte le statistiche, tranne in quella speciale, cosicché possa morire al 100% da un tuono shock critico di questo topo giallo di merda che abbiamo davanti. Un brutto colpo, in teoria, sarebbe un evento casuale, ma poco sorprendentemente anche questo è manipolabile. Se si è fatto tutto bene, chiudendo il dialogo alla comparsa di Pikachu in maniera frame perfect con la pressione dei tasti A e B in sequenza, alla comparsa della scritta appeared e prima del punto esclamativo, tenendo premuto il tasto A durante la riproduzione del verso di Spiro e poi select più A dopo il beep del menu di lotta, Pikachu farà sempre tuono shock come prima mossa e realizzerà un critico al 100%. Ecco che il nostro unico Pokémon in squadra sarà esausto e verremo quindi teletrasportati allo spawn point del centro Pokémon di Smeraldopoli. Ma non prima di essere comunque visti, per una frazione di secondo, dal pigliamosche del Bosco Smeraldo, sulla cui testa comparirà il tipico punto esclamativo dell'inizio di una lotta, ma senza la sua effettiva esecuzione. Siamo nell'ultima parte di questo assurdo procedimento, nella quale abbandoniamo la manipolazione dell'RNG e abbracciamo i buoni e vecchi glitch di programmazione. Ciò che si è appena realizzato davanti ai nostri occhi è un cosiddetto Deathfly Glitch, una variante del Trainer Escape Glitch. Si causa la rilevazione dell'avatar di gioco da parte di un NPC ostile inserendolo nel suo campo visivo, ma lo si fa morire in un incontro selvatico precedente che avviene proprio in quel punto per interrompere l'esecuzione della lotta, quantomeno momentaneamente, dato che la priorità va al teletrasporto del giocatore in un luogo sicuro per curarsi. Per capire bene cosa stia succedendo in questo ultimo frangente del nostro gameplay, dobbiamo scomodare un video di Zaz, l'intramontabile hacker della community Glitch City Labs. In prima generazione, tutte quante le mappe che contengono eventi possiedono un cosiddetto meta map script, un valore nascosto che indica in che condizione la mappa di Overworld si trovi, in modo tale da non ripetere eventi di gioco già verificatisi. Per intenderci, con un esempio, Biancavilla è una di queste mappe. All'inizio del gioco il suo metamap script avrà un valore che segnalerà che la consegna degli starter non è ancora avvenuta, cosicché appropinquandoci verso il percorso 1, Oak ci fermi, ci dica che non è il caso, ci accompagna al laboratorio, eccetera eccetera eccetera. Poi però il Pokémon iniziale ci viene dato, e l'ID della mappa cambia per sempre. Questo motivo che Oak non ci fermerà mai più e ci permetterà di andare in giro per canto per raccogliere le medaglie e divenire campioni, quantomeno in un gameplay normale. Nelle mappe con comuni allenatori, l'ID del metamap script è 0 mentre stiamo esplorando. Viene incrementato a 1 quando un allenatore ci individua e perdiamo la capacità di muoverci, e di ancora un'altra unità mentre ci troviamo nella lotta vera e propria. Infine, a battaglia conclusa, c'è un reset. L'ID torna a 0. Per via del suddetto Deathfly Glitch, però, il computo del metamap script ID si corrompe. Il valore dell'ID di Bosco Smeraldo sale erroneamente a 2 un attimo prima della nostra morte, perché in un certo qual modo un NPC ci ha visti e secondo il gioco una lotta è iniziata, ma allo stesso tempo l'ID non si resetta perché la lotta non si verifica nel concreto e tantomeno finisce. Ritornando al Bosco Smeraldo, quindi, che è il prossimo step della procedura, il gioco è convinto che ci sia un incontro al quale dare esecuzione, e lo fa al primo frame possibile. Questo causa una crescita dell'ID a 3 durante la riproduzione del dialogo e a 4 durante la lotta effettiva, che avviene contro un Weedle di livello 9. Una volta battuto, il metamap script avrà un ID pari a 4, che come immaginerete non è assolutamente previsto dal gioco. Ecco perché non solo non si resetterà a 0, ma procederà a compiere azioni tutt'altro che volute dagli sviluppatori. Avendo un valore invalido, il gioco eseguirà come lo script di una mappa uno script che sta nel
tavolo dei file dei valori successivi, ovvero uno script di testo, più precisamente Viridian Forest Text 2. In Pokémon Rosso e Blu, gli script di testo, fra le varie cose, sono anche coloro che si occupano di comprendere se una lotta debba verificarsi a schermo o meno. La funzione che richiamano è denominata Talk to Trainer e segue più o meno, semplificando, questo percorso. È stato battuto l'allenatore con cui stai parlando? No, allora procedo a riprodurre il testo dell'allenatore ancora non battuto e poi faccio partire l'incontro. È stato battuto l'allenatore con cui sto parlando? Sì, allora procedo a riprodurre il testo dell'allenatore battuto e poi non succede un cazzo. Per capire se l'NPC sia stato battuto o meno, lo script fa riferimento a un valore denominato Trainer Header, un'azione che normalmente non dovrebbe dare problemi. Ma dato che qui non ci troviamo davanti a un comune script di testo, ma a uno script di testo eseguito come se fosse uno script di una mappa, la verifica del trainer header avviene in maniera alterata e dà risultati un pochino diversi dal solito. In questo caso, l'header richiamato è lo 0, ovvero quello che corrisponde a allenatore del bosco smeraldo non battuto. Quindi, quello che accade è che alla fine della lotta contro il pigliamosche con Weedle, un nuovo testo glitchato appare a schermo, e secondo il gioco corrisponde a quello di un allenatore che ancora non è stato affrontato. Normalmente il text script segnala anche l'ID dell'allenatore con il quale si sta per combattere, ma anche in questo caso è un valore alterato e quindi il gioco prende l'ID dell'ultimo avversario combattuto. E chi è? Sempre lui. Un'altra lotta con il Weedle a livello 9 viene visualizzata a schermo. Best of 3. Questo ovviamente causa una nuova crescita di 2 punti dell'ID del metamap script del Bosco Smeraldo, che ora va a 6. A ID 6 accade qualcosa di davvero simile alla situazione precedente. Un nuovo script di testo viene richiamato come se fosse uno script di mappa, in questo caso Viridian Forest Text 4, che punta all'header 2 e non 0, il quale fortunatamente corrisponde a allenatore già battuto. La buona notizia quindi è che non siamo chiusi in un loop eterno di lotte contro sto stronzo. La cattiva è che ora il gioco vorrà necessariamente riprodurre il testo dell'allenatore sconfitto, perché esso sta eseguendo la funzione Talk to Trainer, ma allo stesso tempo lo fa in maniera parziale, senza richiamare, mi permetterete la semplificazione, la funzione gemella o cugina, Display Text ID, quella che si occupa di mostrare effettivamente il testo a schermo delle frasi pronunciate dai personaggi. Ciò che accade è a dir poco distruttivo. Il gioco continuerà a provare ad aprire una casella di dialogo invisibile che non potrà né essere vista né tantomeno essere chiusa con il tasto A, perché anche apertura e chiusura dei dialoghi sono azioni preposte alla funzione Display Text ID e non Talk to Trainer. L'allenatore quindi comincerà a muoversi a rallentatore e a ogni suo nuovo passo un altro dialogo invisibile comparirà. L'ultimo obiettivo del nostro percorso sarà arrancare verso quest'ultimo pigliamosche a destra, cercare di interagire con lui premendo all'impazzata A per beccare un frame utile di interazione fuori dalle linee di dialogo fantasma e lottarci per raggiungere due ultime unità di incremento dell'ID del metamap script. Se non moriremo, l'ID del Bosco Smeraldo ora salirà a 8 e il gioco di prestigio si concluderà. L'ID 8 richiama l'ennesimo script fuori posto eseguendolo come script di mappa. In questo caso si tratta di Pick Up Item, lo script dedicato alla raccolta degli oggetti. Cercando di semplificare, se Talk to Trainer ha bisogno della variabile Trainer Header per capire se sono davanti a un allenatore battuto o meno, gli script come Pick Up Item richiamano una specifica attività da mostrare a schermo. In questo caso ottengo l'oggetto X e lo fanno cercandola in una sorta di registro delle azioni possibili. Per fare questa cosa, per compiere questa ricerca in condizioni di normalità, lo script ha delle istruzioni che segue. L'azione raccogliere l'oggetto si trova nel reparto frutta, allo scaffale B. Proprio come prima, però, le variabili di questo script sono ammeretrici perché esso viene eseguito come se fosse uno script di mappa. Le istruzioni che lo script seguirà per reperire l'azione da compiere nell'effettivo porteranno a un risultato ben diverso da eccoti una pozione. Da quali dati questo pickup item andrà a pescare le istruzioni per la misteriosa azione? Secondo me i più smaliziati, i più esperti di glitch hanno già capito. 1 e 2. Il nome dell'allenatore che abbiamo scelto noi e che viene copiato più volte nel corso del processo. 3. Il tempo di gioco, comprensivo di ore, minuti, secondi e persino frame trascorsi.
qualcosa della quale purtroppo non abbiamo mai avuto realmente il controllo. È pertanto un elemento i cui valori devono essere sicuri basandoci unicamente sulla fortuna, quella vera. Se ci dovessero essere numeri fastidiosi, capaci di indirizzare lo script verso l'esecuzione di un comando invalido, purtroppo il gioco crasherà, e questo rappresenta il 25% circa dei casi dopo la fine della lotta contro il pigliamosche. Se invece va tutto bene, abbiamo l'ultimo dato che serve allo script per comporre l'istruzione che segnalerà l'azione da compiere. E sapete qual è? Il primo Pokémon depositato nel nostro box, ovvero il Charmander, dal quale verranno letti tutti quanti i dati, livello, mosse e soprattutto ID dell'allenatore originale, la nostra manipolazione. Chi ha già visto i miei tentativi di speedrun saprà già dove andremo a parare, ma per tutti gli altri descrivo l'ultimo grande momento di questo procedimento, che viene definito anche dagli appassionati di glitch come un piccolo miracolo. Tutti questi dati insieme, anziché comporre l'istruzione per l'azione "hai raccolto l'oggetto X", faranno qualcos'altro. Renderanno il pick up item un "teletrasportami nella mappa con ID 0x76. E sapete che mappa è questa? Sì che lo sapete. La sala d'onore. Applausi, Oak annuncia in mondovisione il nostro trionfo e lo Spiro AA livello 7, che praticamente non ha fatto nient'altro che picchiare vermi e prima crepare, è divenuto il più grande Pokémon di tutti i tempi. Il nostro avatar, con appena una manciata di minuti di gioco, è divenuto il più grande allenatore di Kanto, con due Pokémon catturati e senza neanche una medaglia. Un'operazione il cui tempo minimo attuale nel mondo è di 11 minuti e 33. Un record detenuto dall'italiano Stocchi, membro della community Italian Speedrun, nonché mio mentore nell'apprendimento di questo assurdo cataspazio temporale. Di tanti poke glitch affrontati in questi 7 anni di canale, credo che questo sia uno dei più affascinanti in assoluto. Solitamente sfruttare errori di programmazione per ottenere risultati che vanno a beneficio del giocatore descrive un momento nel quale l'intelligenza dell'uomo domina la macchina e ne sfrutta limiti e cortocircuiti a proprio vantaggio. Ma ciò che succede con la route di speedrun di Pokémon Blu è diverso, oserei dire quasi opposto. L'uomo annulla la propria umanità, si trasforma in un automa, in una macchina prevedibile che compie sempre le stesse azioni, affinché si privi della sua naturale casualità sulla quale i giochi Pokémon Rosso e Blu basano gli esiti dei propri eventi randomici. Giocare a Pokémon per realizzare questa speedrun non credo sia neanche propriamente definibile giocare a un videogioco, perché tutti i suoi valori di incertezza e sorpresa vengono asfaltati. È una danza, è un rituale ritmico e di memoria, una prova fisica e mentale nella quale il videogioco è solo strumento di verifica per il successo o fallimento della procedura. Del resto, dopo la speedrun, leggendo di essere divenuti campioni, non ci si sente propriamente di aver superato le sfide poste dagli sviluppatori di Game Freak. Si è piuttosto superato il proprio gioco, la propria sfida personale, nella quale per una volta, per circa 10 minuti, siamo divenuti delle splendide e perturbanti macchine prive di volontà, schiave di azioni sempre uguali e ripetute nel tempo, ma libere dal gioco del fato. Signori, abbiamo concluso quello che era praticamente un trattato di informatica e filosofia. Mi sono stradivertito a fare tutto. La speedrun, la puntata da Red Bull, le ricerche e la registrazione di questo video, e spero che sia stato di vostro gradimento. Adesso è il momento di dirmi la vostra: conoscevate questa route di speedrun? Sapevate già della luck o RNG manipulation del mondo Pokémon? Fatemelo sapere nello spazio commenti YouTube. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like, fatelo, perché potete farlo, cioè non lasciate che sia il caso a scegliere like o dislike. Indirizzate la vostra umanità e magari ripetete l'azione poi effettivamente nel tempo fino a divenire macchine. Noi ci vediamo oggi pomeriggio ore 17 con il bindo di Isacco e ore 21:30 con un altro leak di XXL, aggiungo l'ultimo probabilmente perché dopo avrà spoilerato tutto il gioco sto tizio, quindi insomma abbiamo finito, va bene? Va bene? Ci si vede stasera, vendiamo anche i biglietti del mondiale. Ciao!